Io direi che possiamo sentire Andrea Ciattaglia che proprio per questi aspetti particolari soprattutto è impegnato con l'Associazione dei familiari delle vittime. Andrea, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Grazie. Buonasera a tutti, grazie dell'occasione. Vorrei partire da una contestualizzazione sui dati che mi sembra doverosa perché è stata appunto citata prima in apertura da Stefano Rissola, come dire, la non invidiabile seconda posizione del Piemonte rispetto alla questione dei decessi. Io faccio presente che c'è una posizione altrettanto non invidiabile che è quella dei decessi in RSA. Oggi i decessi totali in Regione Piemonte sono poco più di 4.000, 4.100 più o meno. Tra i 2.500 e i 3.000 sono avvenuti in RSA. Questo ormai è conclamato perché i gestori unanimemente parlano di 4.500 posti liberi dopo il picco Covid, circa 1.500 da imputare a cause diverse, come i figli che hanno portato a casa i genitori quando ancora si poteva, genitori malati e ricoverati, e altre situazioni per cui posti fisiologicamente vuoti oppure posti di continuità delle cure che non erano occupati, ma sostanzialmente quello zoccolo duro di 2.500-3.000 posti sono vittime in questi mesi di coronavirus. Ovviamente non possiamo dire che sono morti per il coronavirus, sono, ricordiamo, situazioni di persone ricoverate con polipatologie, malati non autosufficienti, gravissimi, ma sicuramente possiamo dire che sono avvenuti nel periodo del coronavirus e con delle decisioni della Giunta della Regione Piemonte che hanno aggravato la situazione, due su tutte, quelle di depotenziare il personale, dequalificare il personale nelle residenze sanitarie assistenziali, nell'RSA, quindi permettere il reclutamento di persone che non avevano nemmeno il titolo di OSS, e poi quello di trasferire malati Covid positivi, ancora positivi e quindi ancora contagiosi, nelle RSA. Oggi fa specie il dibattito, che poi non è un dibattito, è una presa di posizione unilaterale, comunque sulla diciamo le cautele, ma molto spesso la non volontà di agire sull'entrata dei parenti per le visite con tutte le precauzioni del caso, quando fino a 3 settimane fa le RSA erano destinatarie di pazienti Covid positivi da ospedali. Quindi, insomma, capite che la situazione era come dire, ben diversa ed era pericolosissima e anzi è stata letale quella decisione. Detto questo, quello che la Fondazione Promozione Sociale, sostiene e in questo momento, sostiene ancora di più con il Comitato Vittime nell'RSA, è che le RSA già strutturalmente sono un sistema che non è in grado di rispondere alla cura delle persone non autosufficienti, perché è un sistema basato su una copertura sanitaria minima, una copertura sanitaria che praticamente è equivalente a quella che abbiamo tutti noi qui collegati stasera, cioè un medico di medicina generale come nostro riferimento, e tutta la presa in carico della persona non autosufficiente viene demandata a figure di operatore sociosanitario che non avrebbero nemmeno la qualifica per somministrare terapie, tanto per capire a che livello siamo della competenza sanitaria, e personale poco, molto poco infermieristico. I gestori privati stanno mettendo in chiaro in queste ore, in queste settimane, questa situazione che devo dire fino adesso hanno cavalcato, ma è venuta fuori con il Covid l'assoluta impossibilità di prendere in carico persone con così gravi patologie, stanno mettendo in rilievo, comunicando che per i pazienti non autosufficienti, per buona parte dei pazienti non autosufficienti, sono previsti 26 minuti di presa in carico da parte di intervento dell'infermiere al giorno. Parliamo, come ho detto, di pazienti polipatologici, non autosufficienti, eccetera, eccetera, che quindi hanno bisogno 24 ore su 24 e spesso di trattamenti ripetuti. Per cui è un'ammissione diretta del fatto che queste persone non vengono prese in carico secondo le loro esigenze.
Questo ha un punto di riferimento nella normativa, nell'articolazione del servizio così come fatto, oppure i gestori privati, per la maggior parte privati, accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, ricordiamolo, quindi le aziende sanitarie e la regione sono pienamente responsabili di quello che succede, oppure i gestori sono dei farabutti che la fanno in barba invece ad una normativa rigida, eccetera, eccetera. Beh, la normativa purtroppo è stata scardinata da delle delibere del 2012-2013 che hanno riformato in maniera ovviamente peggiorativa per gli utenti il sistema di presa in carico nell'RSA. Queste delibere istituivano sostanzialmente la valutazione di commissioni miste sanitario-sociali che avevano l'intento, lo scopo, e hanno perseguito purtroppo questo intento, di creare delle esclusioni dalla presa in carico dei pazienti, quindi di filtrare all'ingresso coloro che avrebbero potuto entrare o meno all'interno dell'RSA, quindi già in strutture depotenziate rispetto ad una presa in carico globale, entrare o meno nell'RSA con la quota sanitaria, quindi con la convenzione dell'azienda sanitaria, cioè la metà della retta, circa 1.500 euro al mese, pagate dalla sanità. Questo sistema, che è quello anche che ha istituito i minutaggi, di cui credo sentiremo parlare dopo, e appunto ha determinato questo abbassamento totale della qualità della presa in carico, è stato impugnato non solo dalla nostra fondazione, dalle nostre associazioni, ma da un folto gruppo di attori, anche di comuni, anche istituzionali, che avevano impugnato la delibera appunto 45 e le due delibere seguenti davanti al TAR del Piemonte. Il TAR del Piemonte a gennaio del 2014 ha dato esito positivo al ricorso, quindi ha certificato che queste delibere ledevano il diritto alla salute dei malati non autosufficienti e che questa non presa in carico di malati non autosufficienti appunto era contrastante rispetto all'impostazione del nostro Servizio Sanitario Nazionale Universalistico e via dicendo. È importante la data, siamo all'inizio del 2014. A giugno del 2014 cambia l'amministrazione, si passa da amministrazione di centrodestra, Cota, all'amministrazione Chiamparino. La nostra e altre associazioni, in particolare la nostra, devo dire, perché si è molto ammorbidita la verve contestatoria, diciamo, nei confronti della regione con il passaggio al centrosinistra. Comunque la nostra fondazione ha chiesto nei primi sei mesi della legislatura, della consigliatura, di non impugnare la delibera al Consiglio di Stato e quindi la sentenza al Consiglio di Stato e quindi di lasciare la situazione così e di riformare quel sistema, cioè la richiesta che stiamo facendo oggi. Perché in realtà invece la Giunta Chiamparino impugnò o confermò l'impugnazione di quella sentenza e il Consiglio di Stato, in una lunghissima sentenza in cui mai veniva usata la parola malati, pur ragionando di persone malate croniche non autosufficienti, confermò invece l'impostazione delle delibere e quindi confermò di fatto l'istituzione anche in Piemonte di una sanità di serie B che ha due caratteri principali: l'esclusione all'accesso di un numero rilevante di facenti richiesta e il pagamento da parte di coloro che vengono comunque accettati, che quindi insomma hanno la convenzione, il pagamento di una rilevante parte a loro carico, per cui il 50% è comunque a carico dei pazienti, a fronte, ripeto, di coperture sanitarie, di coperture in generale dal punto di vista della presa in carico, che sono assolutamente non autosufficienti. Quindi questa è la situazione al momento, grosse responsabilità ovviamente da parte del centrodestra, che pochi anni prima aveva richiesto l'entrata nel piano di rientro, che ha suscitato ovviamente tutte le questioni che ben conosciamo di scardinamento dei diritti e della presa in carico all'interno della sanità, ma anche grandissime responsabilità del centrosinistra,
sulla questione, perché la parte, diciamo, di conferma e soprattutto poi la parte sulle prestazioni domiciliari è stata tutta targata Giunta Chiamparino, sostanzialmente. Quindi capisco anche all'interno del Comune di Torino qualche resistenza nel Consiglio a firmare un atto di quel genere. Concludo un atto come quello proposto dalla consigliera Skanderbeg, anche se concludo dicendo, per poi magari se sarà possibile dopo fare qualche proposta costruttiva sulla riforma dell'RSA, che comunque inevitabilmente deve prevedere una copertura clinica molto più estesa. Dico sull'iniziativa del Comune che effettivamente la competenza rispetto all'RSA e della regione e delle aziende sanitarie. Sono vere alcune parti, diciamo, di responsabilità di una città, soprattutto di controllo del proprio territorio, di quello che avviene nel proprio territorio, e anche di responsabilità da parte del sindaco in quanto autorità sanitaria locale. Purtroppo, però, disposizione del 2016, la questione della vigilanza è passata in capo alla regione e alle aziende sanitarie locali. E quindi, altro che, come ha sostenuto l'assessore Icardi solo poche settimane fa, RSA, strutture private, sono fatti loro se ci sono i focolai. No, sono fatti della regione, perché tutte queste strutture sono accreditate con il servizio sanitario regionale, e l'accreditamento è una forma di relazione tra il gestore privato e il servizio pubblico, che dice che quel servizio è ritenuto essenziale dalla comunità e quindi non viene svolto anche se non viene svolto dal pubblico, viene ricoperto dal privato, ma ha lo stesso valore di quello pubblico. Per cui a livello di organizzazione, di prevenzione e di vigilanza, queste strutture sono esattamente parificate a quelle del servizio sanitario. Questa è ovviamente una facoltà che la regione deve esercitare, perché altrimenti i gestori privati pascolano per conto loro, però è una prerogativa regionale molto forte nei confronti di questi gestori, che certamente hanno una parte di responsabilità nella diffusione dei contagi, ma molto è stato anche dovuto ad un'assenza della regione che si è prolungata fino a questi giorni, perché la questione dell'RSA è stata veramente poco al centro del dibattito, se non per la questione dell'invio, come dicevo prima, dei pazienti Covid positivi, oppure in questo momento per la situazione del rientro delle visite. Ma una riforma globale della presa in carico dell'RSA è ancora di là da venire, e per il momento, se qualche proclama è stato fatto, bisogna vedere poi effettivamente, agli effetti pratici delle proposte, quali saranno le conclusioni. Beh, è un settore molto delicato e molto difficile, nel quale non siamo sicuri che una proposta di riforma sia necessariamente migliorativa. Ho visto una richiesta di Andrea Ciattaglia di fare anche lui delle conclusioni già ora. Sì, no, non volevo anticipare i tempi, quando sì. Volete, ma... intanto grazie alla consigliera Skanderbeg per quest'ultima precisazione, che ovviamente, come dire, anche nel mio intervento non voleva essere, per quanto riguarda l'iniziativa della commissione, in contrasto, anzi, ma precisare sicuramente che ci sono delle responsabilità, o più che altro dei poteri che il sindaco e l'assessore Schellino possono esercitare, e che sarebbero semplicemente testimonianza di un controllo prima di tutto sulle persone di cui sono tutori, ma poi anche del territorio, che stanno dimostrando di non voler realizzare, perché non c'è bisogno di assumersi competenze di altri enti, come la regione che ha le sue competenze o le aziende sanitarie che hanno le loro competenze, ma molto spesso è il Consiglio Comunale in essere ha già dato dimostrazione di questo con 2 anni fa, se non sbaglio, un Consiglio Comunale aperto. Molto spesso intervenire sulle questioni significa anche fissare i paletti e i termini della questione delle competenze,
per cui anche se il comune ha delle competenze marginali magari rispetto alla gestione sanitaria nelle strutture, fare comunque un'iniziativa che dica facciamo luce sulle nostre competenze e chiariamo che le competenze sull'altra parte sono di altri soggetti è sempre utile. Oltretutto in Consiglio Comunale di Torino credo, anzi no, sono sicuro perché numeri alla mano è così e dovrebbe essere così, che la questione sia più facile, più facilmente raggiungibile con un discorso aperto e franco anche alla maggioranza rispetto alla regione dove la maggioranza bulgara della Lega, del centrodestra sostanzialmente, ma della Lega, ha impedito qualsiasi commissione su questo tema. Mi sembra che la situazione all'interno del Consiglio Comunale sia più possibilista rispetto anche ad un coinvolgimento forse della maggioranza in questo. Detto questo, io volevo fare, chiudendo e riprendendo alcuni spunti di Eleonora Artesio, due precisazioni sulle proposte che il Comitato per le Vittime, il Comitato Vittime dell'RSA, ma in generale la Fondazione Promozione Sociale, porteranno già da domani con il presidio sotto la Regione Piemonte alle 18 in Piazza Castello all'attenzione della politica. Noi, a differenza di altri che sono stati citati, i nostri documenti di proposta li abbiamo inviati, i nostri documenti di riforma delle varie delibere sono pubblici, sono già anche più che noti. Comunque li rendiamo disponibili anche ai partecipanti di stasera. Sicuramente la questione della più sanità, più intervento terapeutico è fondamentale, con l'accortezza che veniva sottolineata prima di non caricare rispetto alle attuali ripartizioni di costo sulla tariffa complessiva, perché questo rischia di essere un'iniziativa di promozione della salute, di tutela del diritto, che magari vede contro gli stessi parenti che non vogliono pagare data perché viene divisa al 50%. Allora, noi proponiamo e diciamo che all'interno della normativa attuale c'è già un esempio di compartecipazione differente rispetto a quella del modello 50-50, che è per esempio quella per la presa in carico residenziale della disabilità grave, che è ripartita al 70-30, 70% sanità e 30% utente e comune. Quindi una ripartizione differente è possibile e ovviamente il discorso, a nostro parere, dovrebbe partire dai fabbisogni e poi sulla questione economica è chiaro che una riflessione va fatta sempre con la titolarità del servizio sanitario delle aziende sanitarie. Questo perché una delle tentazioni è quella che questa situazione di povertà dal punto di vista della copertura sanitaria delle strutture spinga i gestori privati a dotarsi loro stessi di personale infermieristico aggiuntivo rispetto a quello previsto dalle delibere o di personale medico aggiuntivo rispetto a quello delle delibere, ma poi di caricare tutto questo peso sulle famiglie o comunque di avere un potere rispetto all'ingaggio di questo personale che è assoluto, cioè che non è vincolato a una presa in carico sanitaria decisa dall'azienda e operata dal gestore, ma decisa e operata dal gestore che se la vede con il proprio personale. Quindi facilmente si replicherebbero quelle situazioni di non controllo, sfruttamento e via dicendo, dette prima. C'è poi un grosso problema che è quello della continuità terapeutica, perché qui abbiamo parlato molto e a lungo della qualità delle cure all'interno dell'RSA per coloro, diciamo, che sono degenti e in particolare che sono degenti magari con la convenzione, quindi hanno già ricevuto il 50% da parte della regione. Ma c'è un grande discorso sulla continuità terapeutica, cioè sul fatto che gli ospedali e le case di cura in questo momento forzano moltissimo le dimissioni
caricando le famiglie sostanzialmente di tutto l'onere della cura della persona non autosufficiente, perché chi approda in RSA, anche dal punto di vista privato, quindi pagando i 3.000 euro, molto spesso, anzi direi in tutti i casi, ha già avuto esperienze di ricoveri o di accessi in altre strutture che non avrebbero dovuto permettere la fuoriuscita dal servizio sanitario della persona malata, ma avrebbero dovuto impostare, con l'azienda sanitaria ovviamente, un percorso di continuità delle cure. Detto questo, queste ovviamente saranno due delle proposte su cui si chiederà alla Regione di tornare con la revisione del sistema di presa in carico attuale, vorrei chiudere con una precisazione sul vocabolario che utilizziamo e su due in particolare binomi. Allora, il primo è quello che è già stato detto, ma vorrei riprecisarlo ancora, tra sanità e sociale o sanità e assistenza, perché in questi anni si è continuamente legittimata questa che noi chiamiamo sanità di serie B, che prima è stata chiamata appunto una sanità non solo a compartecipazione, ma anche con un vincolo all'accesso di una valutazione, di una commissione valutativa, si è legittimato questo dicendo che sì, i malati non autosufficienti avevano delle esigenze sanitarie, ma anche sociali, o ma anche assistenziali, eccetera, eccetera. Questo non è un di più, è un po' il ragionamento che veniva fatto prima con il fondo per le non autosufficienze. Sembra un di più perché c'è questo nome scritto, ma è un di meno. Vuol dire che io non sono più riconosciuto nell'universalismo del servizio sanitario, ma sono in una categoria particolare che molto spesso, anzi quasi sempre, è vincolata alle risorse disponibili. Cioè non ce n'è per tutti, non ne viene messo per tutti e quindi si fanno le graduatorie. Dove si fanno le graduatorie, si fanno le liste d'attesa, dove si fanno le liste d'attesa c'è gente che sta fuori. Quindi questo attenzione, perché anche tra coloro che riconoscono che ci va una riforma del sistema, c'è questa tentazione di dire che le cose sono andate in questo modo perché c'è poco sociale all'interno della presa in carico, ok? E questo è un pericolo grandissimo, ed è un pericolo che anche semplicemente nelle attribuzioni tra assessorati va sempre smascherato. Questa è una questione, come si è detto prima, di sanità, è una questione di malati. E con questo arrivo al secondo binomio, che credo in parte possa anche spiegare, o almeno per noi spiega un po', perché questa situazione non è così tanto una situazione economica, no? Di spesa di risorse per una certa parte della popolazione, ma è proprio una questione culturale di considerazione di malati come persone povere, fragili, ultimi, eccetera, eccetera. Cioè si considera che la non autosufficienza, c'è un po' questa tendenza, che la non autosufficienza, che questa condizione spaventosa, gravissima, indesiderabile a tutti, sia una condizione da poveracci, sia una condizione da persone che non hanno avuto i mezzi, che in qualche modo avevano una vita di stenti, di assistenzialismo, eccetera, eccetera, e sono finiti lì. Allora, in questo caso è facile il gioco per chi dice, vabbè, è chiaro che deve intervenire l'assistenza sociale o deve venire l'assistente sociale per risolvere questa situazione. Noi che abbiamo un migliaio di casi diretti all'anno, sappiamo benissimo, ma un giro semplice nell'RSA, quando si potrà rientrare liberamente, ve lo confermerà, che la situazione di un'autosufficienza è assolutamente trasversale e colpisce qualsiasi persona in qualsiasi ceto sociale. Questo è importante perché la gran parte delle persone che hanno necessità di un intervento di promozione della salute ha svincolato dalla situazione socio-economica, cioè che dica ti curo perché sei malato, non ti curo se hai un ISE sotto una certa soglia, è una fascia grossa, una grossa fascia di ceto medio, di persone che hanno avuto nella loro vita un lavoro, un impiego e quindi hanno una buona pensione, ma che non possono sopportare
fare e che quindi si impoveriscono e danneggiano non sono loro ma le generazioni successive, non possono sopportare di farsi carico in toto della prestazione. Poi purtroppo lo fanno e impoveriscono le famiglie e magari anche i nipoti, ma potrebbero pagare una cifra ragionevole in un arco di tempo anche lungo, perché utilizzerebbero quella parte di risorse per sostanzialmente far fronte a delle spese della loro presa in carico. Questo lo dico anche per la parte domiciliare, che poi meriterebbe un capitolo a sé, perché valorizzare non solo il ruolo delle famiglie come presenza, ma anche valorizzare dal punto di vista economico il risparmio delle persone, delle famiglie, è molto più, come dire, gradito, richiesto e anche umanamente, se mi permettete, condivisibile con una prestazione domiciliare che non con una prestazione residenziale che gioco forza allontana dalla famiglia. Anche le famiglie più presenti, più costanti, eccetera, eccetera, vedono comunque come un allontanamento, come una separazione della persona malata dal proprio nucleo. Quindi direi queste due, sanità e sociale, attenzione, qui stiamo parlando di cose sanitarie, e poi malato non necessariamente povero, anzi concentriamoci, io consiglio, concentriamoci sui malati malati che hanno una situazione economica da benestanti, magari anche invidiabile, perché se si tutelano quelli con una copertura sanitaria diciamo universalistica, come da legge istitutiva del nostro Servizio Sanitario Nazionale, si tutelano tutti. Ok? Grazie. Grazie. Leggo solo, per chi non ha tenuto sott'occhio la chat, una comunicazione che ci è arrivata dalla Val di Susa, dalla signora Gabriella Capellotti, che ci dice si è lavorato bene a Susa, dove evitando che il virus entrasse nelle sue strutture. Adesso però si presenta un altro problema. Parlo come nipote di una nonna centenaria. L'altro ieri mi è stato vietato categoricamente di rivederla fino al 14 luglio, dunque, vista l'età e l'aspettativa di vita di una centenaria, come di tutti gli altri vigenti, penso sia urgente che Cirio preveda delle linee guida per farci rivedere i nostri parenti, perché è disumano salvarli dal Covid-19 per poi farli morire di fatto in solitudine. Segnalo questa comunicazione perché, oltre a fare gli auguri alla nonna centenaria di cuore, segnalo perché comunque non stiamo parlando, come molte altre volte capita negli incontri di ATAC, essenzialmente di numeri, essenzialmente di macroeconomia, ma questa volta stiamo parlando di persone, di esseri umani, e questo comporta immediatamente e non solo indirettamente, perché tutto poi comporta indirettamente un carico di dolore e di sofferenza, ma in questo caso la vicinanza è più forte, per cui ci tenevamo a che tutti potessero leggere questa comunicazione. Posso confermare che le guida sono state approvate. Ovviamente ci sono delle restrizioni, ci sono degli incontri su appuntamento. Quello che mi sembra importante dire a Sergio Porrato, vedo, o comunque di trasmettere, è che anche in questo caso la questione è molto più forte per coloro che sono utenti e per coloro che sono i parenti dei ricoverati, se si tiene presente che anche questo tipo di relazioni non è una relazione tra il direttore sanitario, comunque la struttura, il gestore privato e gli utenti, ma che c'è sempre l'azienda sanitaria e in questo caso anche gli assessori o comunque i referenti politici, che hanno l'obbligo, proprio per quello che dicevamo prima, delle strutture accreditate con il servizio sanitario, hanno l'obbligo di far funzionare anche questo tipo di relazioni. Oltretutto qui si parla di relazioni affettive e sono importantissime. C'è anche una questione terapeutica, cioè chi è che dice
a queste persone, quindi ai parenti o a chi rappresenta queste persone, qual è la condizione clinica di questi malati che da 4 mesi sono nelle strutture? Perché qui bisogna ritornare anche ad una questione di progetti assistenziali individualizzati, di medici che devono vedere queste persone. Per cui consiglio di fare leva ovviamente sulla struttura, ma anche sull'azienda sanitaria e sulle autorità regionali del caso, perché comunque la responsabilità in ultima istanza è loro.